Riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero dall'arrivo a Pieve di Livinalongo, paesino piccolo ma caratteristico lungo la strada che dalla Arabba ci porterà a un bivio che ci fa scegliere tra andare al Giau e Falzarego, sempre che lo indoviniamo. Bivio che si trova poco prima di Cernadoi, ma questo lo so soltanto adesso. No, di qua. Via Cordilana. E siamo sulle Dolomiti, secondo giorno sulle Dolomiti. Che bello. E sta per iniziare il terzo video di questa seconda giornata. E in questo terzo video vedremo il tratto da Pieve di Livinalongo fino a Cernadoi. Anzi, per essere più precisi, alla fine di Cernadoi. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che vengono pubblicati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco per ricevere le notifiche. Falzarego 13. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Questo potrebbe essere uno di quelli. Salesei di sopra. Ciao. Qui ancora altri alberi venuti giù, oramai tagliati. Vediamo un po' cosa dice qui. Caprile, Marmolada, Passo Falzarego, Tortino. Noi andiamo per il Passo Falzarego fino a un certo punto, credo. Vediamo cosa dice. Aspetta, il Dolomiti Spiel 3, Marmolada, Passo Falzarego, quelle Santa Lucia, gli altri alberi venuti giù. Guarda, che macello, ragazzi, impressionante, che roba. Falzarego 12, Cortina 28. Che in teoria credo che il Basso Giau dovrebbe essere la direzione per Cortina, visto che poi si arriva all'altro versante a Pocol, che è proprio sopra Cortina. Questo dice la logica, se ho studiato bene percorsi e cartine. Bellissimo, guarda che roba, spettacolo. Che macello là, veramente impressionante, è venuto giù tutta la foresta qua. Anche qui, guarda, guarda, guarda che roba, guarda che roba. Cortina, Passo Falzarego. Ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate una serie di link utili, tra cui anche la traccia su Strava per poter fare, se volete, lo stesso giro.
E ovviamente, se volete, potete seguirmi su Strava in modo da sapere subito i giri che faccio in bici. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Che roba! Venuto giù il bosco. Un disastro. Altro bosco distrutto. Pino rosso, quello con cui si fanno gli Stradivari. Rio Castello. Stiamo per attraversare il torrente Rio Castello. Hola, siamo un bivio. Vediamo che ci dice. Agordo, Marmolada, Cortina, Passo Falzarico. Vorrei leggere Passo Giavo da qualche parte. In effetti non sarebbe male se sui cartelli si mettesse anche l'indicazione per il Passo Giavo. Dolomites Bike Day.
Alzare con 10. Bene. Ora, adesso vediamo. Marmolada 24. Alzare. Alleghe. Gordino. Castello di Andrezza. Indicazioni per il passo Giau, neanche l'ombra. Alzare con Valparola. Male che vada, facciamo il giro delle Dolomiti. Back day. Se ho sbagliato. Infatti hai sbagliato. Dovevi andare dall'altra parte. Per andare a fare il passo Giau dovevi andare oppure a destra. Oppure torniamo indietro. Io pareci essere arrivato al falsare. È uguale. Vediamo. Ringraziamo tutti coloro che non hanno avuto l'idea di mettere tra le varie indicazioni sui cartelli anche quella per la direzione da prendere per chi volesse fare come sottoscritto il passo Giau. Morale della favola, si va a fare il Falzarego e il Valparola. Anche se io mentre pedalo non lo so ancora, ovviamente. O meglio, mi era sorto qualche dubbio. Cernadoi, effettivamente era quello indicato come bivio. Ciao. 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 Comunque sia, godiamoci panorami spettacolari. Abbiamo fatto una pausa, cambiato la batteria, preso un po' di proteine, preso anche un ciuccino e ora siamo ripartiti. Vi ho risparmiato la solita penosa cerimonia del cercare di agganciare il pedale, che comunque eravamo in un tratto del 5-6% che rispetto al resto era agevole, ma non è mai facile riagganciare il pedale in salita.
molto bella. L'altro albergo che avevo preso in considerazione. Ciao. Qui si vede la differenza tra chi è allenato a fare le salite vere e chi invece è bravo a fare video. Ma arranca! Non si può avere tutto dalla vita. Ma no, basterebbe fare un mese intero qui. Alla fine vedi come vai su alla grande. E ti devi ancora ambientare. Baita, ristorante, bar, caffè, camere, Zimmer. Fine di Ceradoe. Potrebbe essere anche dopo Ceradoe il bivio. Purtroppo no, era prima di Cermadoia il video. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, la salita verso il passo Falzarego continua, ciao, alla prossima!